Ciao e bentornati sulle Recensioni Minute. Immagino che un po' tutti ormai conosciamo il gioco Seven Wonders, è diventato un po' una sorta di grande classico, ma proprio per questo sappiamo che in due giocatori non è che dia proprio il meglio di sé. Bene, in questa Essen vi posso annunciare che è stato presentato un gioco che riprende molte delle meccaniche e tutta l'ambientazione di questo Seven Wonders, ed è precisamente Seven Wonders Duel, un gioco di Antoine Bauzat e Bruno Català, apposta per due giocatori, della durata di circa 30 minuti, in Italia grazie all'Asterion. Come vi stavo dicendo, non prendetelo come Seven Wonders per due giocatori, ma un gioco per due giocatori ambientato in Seven Wonders. Andiamo a vedere! Recensioni minute, recensioni minute. Ma che sbatti le istruzioni, se le leggo troppo tempo da spendere. C'è Teo con le recensioni, ti basta guardare qualche minuto e non leggere. All'inizio di ciascuna delle tre ere, le carte verranno disposte al centro del tavolo secondo questi tre schemi. Dopodiché ciascun giocatore potrà prelevare liberamente una delle carte libere al centro del tavolo e giocarla in una delle tre maniere disponibili. Nel caso questa operazione liberi una carta a faccia in giù, essa verrà girata a faccia in su. La carta può essere quindi scartata per prendere due monete dalla riserva più una moneta per ogni eventuale carta gialla che possiedo già, nel mio caso quindi tre monete. Posso giocare la carta per costruire una delle meraviglie in mio possesso. Ciascuna meraviglia ha un costo in risorse da pagare e un effetto riportato qua a fianco. Nel caso mi mancassero risorse, esse possono essere comprate dalla banca al prezzo di due monete più una moneta per ciascuna risorsa di quel tipo che possiede il mio avversario. Nel mio caso il legno mi costerà quindi due monete più una, totale 4 monete. Infine posso pagare l'eventuale costo della carta e giocarla scoperta di fronte a me. Ogni carta può darmi delle risorse, può darmi dei punti vittoria, può abbassarmi i costi di acquisto, oppure può funzionare in maniera differente per il fine partita. Le carte rosse, infatti, per ogni simbolo scudo che hanno riportate su di essa, fanno fare un passo a questo segnalino su questa traccia. Nel momento in cui il segnalino raggiungerà la città del mio avversario, la partita terminerà immediatamente con la mia vittoria. Per le carte verdi, invece, quando riesco a fare una coppia di simboli uguali, come in questo caso, potrò prelevare uno di questi segnalini a mio piacere, che mi darà dei bonus durante la partita o per il fine partita. Infine, se riuscirò a collezionare 6 simboli differenti fra di loro, la partita terminerà immediatamente con la mia vittoria. Se nessuna di queste due condizioni viene verificata, al termine della terza era, quando quindi tutte le carte sono state prelevate dai giocatori, si sommeranno i punti vittoria secondo lo schema qui prefissato. Ogni tipo di carta darà punti in maniera differente. A quel punto, chi ne ha di più è il vincitore. Il regolamento è molto snello da giocare ed è anche molto semplice da spiegare. Se accettate un consiglio però, vi direi di non fare paragoni con il Seven Wonders base mentre spiegate, perché nonostante molte delle cose siano in comune, ad esempio il layout delle carte, il fatto che le risorse siano solo delle carte appoggiate davanti a voi e che non vadano spese, il fatto che possiate scartare carte per prendere monete o costruire le meraviglie, in realtà ci sono poi tante piccole differenze e se fate troppe paragoni mi sono accorto che poi i giocatori vanno un po' in confusione, mettono insieme i due giochi. Questo gioco è un gioco a sé stante, ha un suo regolamento e quindi come tale va spiegato. Parlando quindi del gioco stesso, vi posso dire che la parte strategica si trova all'inizio del gioco stesso. Infatti le meraviglie vengono mescolate prima dell'inizio della partita e vengono draftate secondo un sistema particolare fra i due giocatori. Quindi le 4 meraviglie che avrete davanti a voi sono quelle che avete scelto. E non tutte le meraviglie funzionano nello stesso modo durante la partita, nel senso che alcune, ad esempio quelle che vi danno i soldi, è molto meglio costruirle a inizio partita, così come quelle che vi daranno risorse. Mentre altre meraviglie, come ad esempio quelle che fanno scartare i soldi agli avversari, che vi fanno fare turni addizionali e così via, conviene giocarle nel momento giusto durante la partita. Quindi dovrete fare in modo di avere 4 meraviglie che in qualche modo si riescano a spalmare bene nell'arco dei turni. Il resto della partita poi sono decisioni tattiche condite da una buona interazione fra i giocatori. Esiste infatti la decisione di quale carta prendere, che potreste decidere di prendere una carta che avvantaggia voi o magari scartare, anche solo per prendere 3 monete, una carta che potrebbe servire al vostro avversario. Decidere di prendere una carta magari subottimale per forzare il vostro avversario a prendere un'altra carta che farà girare a faccia in su due carte ancora coperte sul piano di gioco. Inoltre ci sono abilità, ad esempio, che fanno scartare monete agli avversari. Ci sono meraviglie che spaccano addirittura carte giocate dagli avversari. Vi segnalo inoltre che nella traccia, quella della guerra, quella con gli scudini rossi in cui muoverete il vostro segnalino, se superate certi traguardi l'avversario dovrà scartare prima 2 e poi 5 monete e contestualmente farete anche dei punti vittoria per il fine partita.
A livello di materiali direi che le carte così piccoline sono molto carine da vedersi e soprattutto occupano poco spazio al centro del tavolo, ma allo stesso tempo hanno dei bellissimi disegni e dei simboli molto chiari. Non avete bisogno, dopo che ve li hanno spiegati, di riguardare il riepilogo delle simbologie, e anche quelli riportati sulle meraviglie, anch'esse molto bene illustrate, sono identificabili molto facilmente da entrambe le parti del tavolo. Trovo poi molto carina, diciamo, la traccia in cui segnare la battaglia e sulla quale appoggerete i segnalini della scienza, perché in qualche modo chiude il tavolo, vi dà proprio la sensazione di avere un board game in tavola. In sostanza trovo questo Seven Wonders 2 molto scorrevole e con una buona idea per azzerare o quasi la possibilità di paralisi d'analisi fra i due giocatori. Perché? Perché le carte girate a faccia in giù è vero che possono dare quell'azzardo di poter vincere o perdere la partita in un colpo solo, ma se ciò dovesse accadere è perché in qualche modo avete giocato male i turni precedenti. Mi spiego: se il vostro avversario, girando una carta a faccia in su, trova il sesto simbolo verde o arriva all'ultimo passo della traccia della guerra, è perché banalmente non avete preso carte di quel tipo nei turni precedenti. Allo stesso tempo, queste carte a faccia in giù danno in qualche modo una sorta di azzardo sul corso della partita. Potreste decidere di investire tutto sulle carte verdi, ma non esserci durante il gioco tutti e sei simboli differenti all'interno della partita, perché per ogni era vengono sempre scartate tre carte a faccia in giù all'inizio della partita. In conclusione, che siate fan o meno del gioco Seven Wonders, questo Seven Wonders Duel è sicuramente valevole di una prova, se non altro perché non potrete applicare delle abilità precostituite alla partita stessa. Non potete dire: ah, prendo tutte le risorse e poi ci penso, perché le risorse potrebbero essere disposte in alto sulla piramide, quindi le potrete avere solamente al termine della prima era. In sostanza dovrete ogni partita rivalutare come dovrete giocare turno per turno, e questo soprattutto nella prima partita vi posso dire che vi lascia una sorta di insoddisfazione, vi sembrerà di non aver massimizzato i vostri punti e quindi vorrete farne anche una seconda. Con questo ho finito, vi saluto e vi dico ciao e alla prossima!